Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Allora ragazzi, prima di iniziare mi raccomando, pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Bene, questo è un nuovo aggiornamento. Oggi è stata presentata la formazione, l'Arena Garibaldi, Stadio Romeo Anconetani, e quindi sono stati presentati altri due nuovi acquisti, due colpi. Quindi il colpo Valotti e il colpo Barberis. Barberis che ha superato le visite mediche, quindi ha avuto l'ok, e Valotti, come avevo in precedenza detto nell'altro video, è andata in porto l'operazione. È in prestito, però non sappiamo se con diritto o con obbligo di riscatto, come quando magari poi la formula verrà detta. Domani dovrebbe presentarsi per la firma del contratto. Bene, detto questo, io direi che a questo punto al centrocampo ci siamo. Ma dovevo essere fatto per riprendere il discorso dell'ultimo video, dell'ultimo aggiornamento che io avevo fatto. Doveva essere già cosa fatta, ma il problema è stato che all'ultimo minuto il giocatore, quindi Marutan, giocatore del Galatasaray, evidentemente ci ha ripensato, ma era praticamente cosa fatta. Vabbè, detto questo, un poco male, perché alla fine abbiamo Barberis, quindi io direi che a questo punto per il centrocampo il discorso si è chiuso. Perché abbiamo, secondo me, un centrocampo di valore. Perché Valotti è un giocatore, secondo me, che è fuori categoria. Quindi abbiamo Veloso, quindi abbiamo Valotti, quindi abbiamo Barberis come centrocampisti, quindi poi abbiamo D'Alessandro, quindi abbiamo Arena e Barbieri. Io direi che questi acquisti per il Pisa sono tanta roba. L'unica cosa che manca ancora a questa squadra, ahimè, è una punta. Ma io credo che la società ci stia lavorando all'acremente, perché bisogna veramente puntellare il centro avanti a questo punto, cioè, o meglio, prendere un centro avanti di rilievo, di spicco. Ma io credo che un centro avanti, diciamo così, a doppia cifra. Ma io credo che la società a questo punto si stia muovendo bene. Io sono fiducioso questa società che riesca a questo punto a capire che ci serve, e sicuramente ha capito che alla fine ci serve un centro avanti, insomma, di valore, almeno di doppia cifra. Io credo che con questi acquisti si sta andando nella direzione giusta. Veramente acquisti positivi, ci voleva il centrocampo, almeno due elementi. Io sono contento, perché a questo punto Valotti, Barberis, due centrali veramente di spessore, di valore, non che Veloso sia di meno, l'ho detto prima, devono ancora entrare negli ingranaggi, ci vuole ora un pochettino di tempo, ma io credo che alla fine siamo sulla strada giusta, siamo addirittura d'arrivo. Manca un centro avanti che io credo a breve arriverà. Bene, io non mi trattengo oltre, non mi dilungo. Era giusto per tanto ormai sono stati presentati oggi in fase di presentazione squadra, ma Valotti si sapeva già, ripeto, io l'avevo già detto, e l'unica cosa che purtroppo Marutan è sfumato, perché evidentemente il giocatore ci ha ripensato, ma era cosa fatta anche per Malta. Bene, detto questo, io non mi trattengo oltre. E niente, io vi rimando alla prossima, appena ci saranno novità. Nella considerazione, ricordiamoci che noi venerdì scendiamo in campo a Genova contro la Sampdoria, dove io ovviamente sarò presente. Bene, detto questo, io vi ricordo una cosa: se ci dovesse essere nel frattempo qualche aggiornamento, qualche colpo di mercato per noi, per il Pisa, io ve lo sarò sicuramente qua a farvelo presente. Nel frattempo vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima.